vi stavo dicendo che prima di tutto voglio gettare un fondamento alla lettera ai Galati. La lettera ai Galati. Paolo va nella regione della Galazia, che è in Turchia, nell'Asia Minore, e va, e siccome è un apostolo di quelli veri, non di quelli fasulli come ci sono oggi, ma di quelli veri, quindi va e pianta e fa inizia, dà vita a nuove chiese. E le crea, le fonda sull'annuncio del Vangelo della Grazia. E su questo Vangelo lui basa la... Cosa succede? Che lui sta lì un mese, due mesi, tre mesi, quello che sia, poi va da un'altra chiesa, e quando lui se ne va arrivano i giudei che portano di nuovo la legge di Mosè con la necessità della circoncisione, eccetera, 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 eccetera. State a sentire la rabbia di Paolo quando si accorge di questo. Lui inizia tutte le sue lettere con il Vangelo. Cosa vuol dire il Vangelo? Lui inizia tutte le sue lettere con grazia e pace da Dio Padre, il nostro Signore Gesù Cristo. E questo è il Vangelo, grazia e pace. La grazia produce la pace. Quindi inizia così e poi passa immediatamente al versetto 6 dove dice: mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto a un altro Vangelo. In altre parole, mi meraviglio che voi che avete sentito il Vangelo della grazia passate così presto a un altro Vangelo. E poi dice: il quale non è un altro Vangelo, perché non può essere un Evangelo, perché l'Evangelo è la buona notizia, e la buona notizia non è la legge di Mosè, non è la legge, non è la santificazione a rate, non è lo sforzo personale, non è la tua volontà, la forza di volontà, non è il cercare di ubbidire Dio, non è il cercare di migliorarti, non è la santificazione, non è niente che ha a vedere con te. La buona notizia è: tutto è compiuto. Quella è la buona notizia. Oggi a te è nato un Salvatore che si chiama Cristo Gesù, punto. Quello è il Vangelo. Quindi Paolo dice: mi meraviglio che voi state ascoltare un altro Vangelo, il quale non è un altro Vangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Ma adesso sentite: ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, quale vi abbiamo annunziato? Versetto 6, il Vangelo della grazia di Cristo. Quindi un altro Vangelo, qualsiasi cosa che non abbia il suo centro, il suo mozzo, la sua spina dorsale, il suo succo, il suo cuore sulla grazia di Gesù Cristo, è un altro Vangelo. Ok? Ma anche se noi, un angelo dal cielo, vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi avevamo annunziato, sia maledetto. Uè, mica no, scherza. No, Paolo qui è incavolato, non sta mica dicendo qui. Sia maledetto, anatema, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, perché se per caso non mi avete capito, ve lo ripeto. Se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello della grazia, sia maledetto. Qui non scherza mica, non scherza mica. Adesso il versetto 4 dice: e ciò a causa dei falsi fratelli introdotti sia abusivamente. Falsi fratelli, questi sono i giudei che gli andavano dietro e cercavano di smantellare la bellezza che lui stava creando nell'Asia Minore con tutte quelle chiese. Ciò a causa dei falsi fratelli introdotti sia abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in schiavitù. Lo scopo del religionista è quello di toglierti dalla libertà di Cristo e metterti di nuovo nella schiavitù della legge. Dal 21 al 3, dal 2:21 al 3 dice: Paolo dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ha per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. La pazzia del religionismo, la pazzia, la follia di certi predicatori che insistono continuamente, quando aprono la bocca c'è sempre qualcosa che devi fare, c'è sempre un qualcosa, devi riempire la lattina, devi riempire il cuore, devi seguire Dio, devi fare questo, devi fare quell'altro, devi impegnarti di più, devi servire di più, devi pagare, devi dare di più, devi pregare di più, devi credere di più, c'è sempre qualcosa che tu devi fare, perché il Vangelo, quell'altro, non quello della grazia, ha al centro te. Il Vangelo della grazia invece ha al centro Cristo.
Quindi lui dice: io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia sia per mezzo della legge, allora Cristo è morto invano. 3. O galati insensati, parola greca molto interessante che Walter vi spiegherebbe meglio, ma che io ho cercato, vuol dire praticamente idioti. o galati idioti, chi vi ha ammaliati, un'altra parola che vuol dire stregati, chi vi ha stregati, qual è quello spirito demoniaco che vi ha stregati di non dare retta al Vangelo della grazia, per non ubbidire alla verità. Voi, davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi, questo solo desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? In altre parole, siete stati salvati per opere o per grazia? Avete ricevuto lo Spirito attraverso le vostre opere, quello che voi avete fatto, o attraverso quello che ha fatto Cristo, e quindi per grazia, per sostituzione? È chiaramente una domanda retorica. E poi Paolo continua, dice: siete così insensati che, avendo incominciato nello Spirito, in altre parole siete stati salvati per grazia attraverso la fede, ora vorreste finire nella carne. E questa parola finire è la parola epiteleo, che vuol dire perfezionare, vorreste perfezionarvi nella carne, e c'è solo un modo per potersi perfezionare. Ebrei 10:14: con una sola offerta Dio ha reso Gesù ha reso perfetti per sempre coloro che ha santificato. Quindi 4:21-23 dice questo invece. Qui parla dei due patti, ok? Dice: ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? E qui è chiaro, è l'ipocrisia del religionista che punta il dito a tutti quanti, che tutti si devono santificare perché gli altri sono responsabili sotto la legge. Lui no, lui è la grazia, ma gli altri sotto la legge. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla libera. Ora, quello che nacque dalla schiava fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. Tali cose hanno un senso allegorico, perché queste due donne sono i due patti, uno del monte Sinai, che genera la schiavitù, ed è Agar. Ora, Agar e il monte Sinai in Arabia corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, la Gerusalemme fisica, gli ebrei di oggi, Israele di oggi, che non ha niente a che vedere con l'Israele di Dio di cui parla la Bibbia. Ed essa è schiava con i suoi figli, schiava della legge, schiava. Gerusalemme di oggi è schiava della legge. Guardate un attimo, non so se vedete il telegiornale, queste cose, quando questi qui con i ricciolini neri e il cappuccetto nero davanti al muro, che fanno così e legano la Torah e fanno così. Vi rendete conto? E in America, non so se in Italia ci sono anche quelli, ma in America ci sono persone che fanno proprio quello. Quando loro lodano, eccetera, fanno questo movimento qui, perché invece la Gerusalemme di sopra è libera ed è la madre di noi tutti. La Gerusalemme di sopra è libera. Libero voglio vivere. Facebook mi ha censurato la canzone Libero, ma ve la canto io. Libero voglio. Ok. Invece la Gerusalemme di sopra è libera e della madre di noi tutti. Infatti sta scritto: rallegrati o sterile che non partorisci, prorompi e grida che tu che non sentivi dogli di parto, perché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Cosa vuol dire? Vuol dire che i figli spirituali, i nati di nuovo, i cristiani, veramente i figli di Dio, l'Israele di Dio spirituale, sarà molto, ma molto, ma molto, ma molto, enormemente molto più numerosa dell'Israele della carne. Ora noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa, ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo spirito, così avviene al presente, non è cambiato niente. Ma ancora oggi, se volete essere perseguitati, parlate dell'ipergrazia. E prima o poi qualcuno incomincia a martellare. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera. Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera. Siamo figli della
del patto nuovo, della libertà. Okay? Adesso voglio leggere dalla versione Bibbia della Gioia, Galati 5, dall'1 al 4. Okay? Cristo ci ha liberati, potete seguire voi sulla vostra versione, questa è la versione Bibbia della Gioia, scusate un attimo, la versione Bibbia della Gioia. E dice questo: Cristo ci ha liberati, assicuratevi quindi di rimanere liberi. Cristo ci ha liberati, assicuratevi quindi di rimanere liberi e non vi lasciate incatenare di nuovo alle leggi e alle cerimonie ebraiche. Ascoltatemi bene, perché è importante. Se sperate nella circoncisione e nell'osservanza delle leggi ebraiche per essere giusti agli occhi di Dio, allora Cristo non può salvarvi. Se sperate nei riti, nelle vostre opere, nella vostra partecipazione, nel vostro aggiungere qualcosa all'opera della croce, Cristo non può salvarvi. Lo ripeto. Chiunque cerca di ottenere il favore di Dio con la circoncisione è impegnato ad obbedire per sempre a tutte le altre leggi ebraiche, pena la morte. Leggetelo nella vostra Bibbia, vedrete che più o meno dice la stessa cosa. Paolo dice: chiunque cerca di ottenere il favore di Dio con la circoncisione, o che in altre parole col battesimo, perché la circoncisione era l'atto di entrata nel patto di Mosè, nel vecchio patto. Per quanto riguarda i religionisti, il battesimo, come per i cattolici ad esempio, e per tanti altri, non solo i cattolici, tanti altri, per i quali il battesimo è il punto di entrata nel patto, nel nuovo patto. E Paolo dice: se pensate di ottenere il favore di Dio con il battesimo, circoncisione, siete impegnati ad obbedire per sempre a tutte le altre leggi ebraiche, pena la morte. Cioè non è solo se voi decidete che è la legge che vi salva, dovete continuare a essere salvati tramite la legge. In altre parole, 613 comandamenti che vi domandano, vi comandano di obbedire. Cristo non vi serve a niente, Paolo conclude, dice: Cristo non vi serve a niente se pensate di esaurire il vostro debito con Dio osservando quelle leggi. In questo caso non avete più la grazia di Dio. Notate bene, Cristo ci ha liberati, questo è come è partito con Cristo ci ha liberati, non futuro, passato, non Cristo ci libererà, vi libererà se vi comportate bene, se seguite i comandamenti, se vi santificate, se ubbidite, se no, Cristo ci ha liberati, siamo liberi. Questa è la ragione per cui Gesù è venuto. Il motivo della sua incarnazione, Luca capitolo 4, io quando sono andato a Gerusalemme ho predicato dal pulpito della sinagoga dove Gesù ha portato questo messaggio, almeno storicamente mi hanno detto che quella sinagoga lì a Nazareth, dove Gesù ha predicato questo messaggio. Cioè, scusate, a Nazareth, a Capernaum, dove Gesù ha portato questo messaggio. E dice, Luca capitolo 4, versetto 14, e Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. E sì, a Nazareth. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto, e come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. Ok? E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia, il rotolo del profeta Isaia. E trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. Punto. Frena un attimino, adesso vai da dove Gesù, abbiamo detto che ha ricevuto il rotolo del profeta Isaia, ok, adesso andiamo
al profeta Isaia, ok? Capitolo 61 e versetto 1. Questo è quello a cui gli è stato dato, questo è il rotolo, la scrittura che gli è stata data per presentarla alla sinagoga. Isaia 61, 1. Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri e a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. L'anno di grazia dell'Eterno. E qui a Nazareth Gesù si ferma. Perché? Perché invece Isaia continua e dice: è il giorno di vendetta del nostro Dio. Controllate in Luca 4 e vedrete che Gesù non l'ha detto. Ed ecco il motivo per cui poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si posa a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Perché? Perché non hai finito di leggere il passaggio di Isaia. Perché non ha finito? Perché il giorno di vendetta del nostro Dio non c'è più. L'ha preso lui su di sé. Ecco perché non l'ha detto a Nazareth, mentre Isaia l'aveva detto nel Vecchio Testamento. E non solo, ma l'anno che qui è tradotto accettevole, nell'ebraico originale è charis, che è grazia, l'anno di grazia. Quindi Gesù è venuto, questa è la ragione per cui Gesù è venuto, il motivo della sua incarnazione: liberare i prigionieri dal peccato e dalla maledizione della legge e proclamare l'era o l'anno, l'era della grazia. Questo è il motivo per cui è venuto, per liberarci. Cristo ci ha liberati, sono venuto per portare, per mettere in libertà i prigionieri. Contrariamente a quanto insegna la maggior parte della Chiesa, lo scopo di Dio non è quello di renderci migliori, qualsiasi cosa questo voglia voler dire, non so neanche cosa, come può essere migliore di cosa. Comunque, lo scopo di Dio non è quello di renderci migliori, ma quello di renderci liberi, perché nessuno di noi migliora. Davanti a Dio, quando tu guardi le stelle, che tu sia alto 1,80 m, 1,85 m, 1,60 m o 2,20 m, la differenza non fa nessuna differenza quando tu stai parlando della distanza dalla tua testa alle stelle. Non puoi migliorare agli occhi di Dio, perché agli occhi di Dio l'unica cosa che conta è la perfezione. Quindi, ma pure la maggior parte della Chiesa ti dà sette modi per migliorarti qui, tre sistemi per essere meglio così, il meglio di te, il più bravo, c'è sempre qualcosa per migliorarti. No, Gesù è venuto per liberarci. Tanto è vero che Paolo, alla fine della sua vita, alla fine del suo ministero praticamente, Paolo, non Mario, non eccetera, non Francesco, no, Paolo che ha scritto metà del Nuovo Testamento, eccetera, eccetera, ha dato la sua vita per il Vangelo, ha testimoniato davanti a imperatori, re, eccetera, eccetera, Paolo dice alla fine della sua vita, in Prima Timoteo 1,15, io sono il capo dei peccatori. Paolo, io sono il capo dei peccatori, perché non sono migliorato affatto. Sono stato crocifisso e liberato dalla condanna della legge. Ecco cosa sono stato fatto. Paolo ha una tale avversione per il modo in cui le persone vedono la legge che la definisce in 2 Corinzi 3,7 il ministero della morte, intagliato su pietra. I 10 comandamenti li definisce il ministero della morte, e noi vogliamo riproporla come il pretesto, con il pretesto di santificazione. In altre parole, dobbiamo santificarci. Adesso negli Stati Uniti vogliono rimettere i 10 comandamenti nei testi della scuola. Io non ho nessun problema, ma metteteceli, è meglio quello della porcheria che ci mettono adesso, senz'altro. Ma Dio li ha inchiodati alla croce con Cristo. Una volta per sempre.
le accuse di condanna contro di noi, i Dieci Comandamenti, la legge dei Dieci Comandamenti, l'ha inchiodata sulla croce una volta per sempre. La legge non è stata progettata per curarci, ma per schiacciarci. La legge non ascolta mai, parla solamente. La legge di Dio è lo strumento di Dio per mostrarci il nostro bisogno della sua grazia. La legge è meravigliosa e perfetta, ma non ha alcun potere sul cuore, anzi, produce l'opposto. Ma cosa dice Paolo? Paolo dice, che diremo dunque, che la legge è peccato? In Romani, che diremo dunque, che la legge è peccato? Così non sia, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato, invece, preso occasione da questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza. Vedi che è la legge che produce il peccato, non la grazia. E Paolo conclude in Romani 7, dal 7 al 9, perché senza la legge il peccato è morto. Se stai lottando con un problema, la legge aggraverà quel problema, perché ti farà capire la tua completa incapacità di salvarti. Avete mai provato a smettere di fumare? Avete mai provato a smettere di fare altre cose che non volete fare? E non sto dicendo che non bisogna neanche provare, non sto dicendo questo, sto dicendo soltanto che quando tu ti dici è sbagliato, devo smettere di farlo, non solo, ma se per caso qualcuno ti dice quello, è una perdita di tempo, perché aggiungono legge su legge. Tu sai che non lo devi fare, però non riesci a smettere, e quelli ti dicono devi smetterla. La legge dice alla persona che sta annegando, tira sulla testa, smettila di annegare. Il Vangelo della Grazia ti stende la mano e ti tira fuori. La legge mette sulle nostre spalle tutte le soluzioni della nostra vita. La grazia le mette ai piedi della croce, sulle spalle di Cristo. La religione cerca di aggiustare le cose, ma non ti può aiutare, perché fa affidamento sulla soluzione di questi problemi per dichiararti libero. Cioè, in altre parole, soltanto quando smetti di dire bugie, quando smetti di guardare le ragazze che non devi guardare, quando smetti di andare a letto con qualcuno che non è tua moglie, quando smetti di guardare la pornografia, quando smetti di bucarti, quando smetti di bere, quando smetti di dire parolacce, e soltanto quando smetti, allora la legge ti dice allora sei libero, e non lo sarai mai, perché se tu lo potessi essere, Cristo sarebbe morto per niente. Quindi la legge basa la soluzione dei tuoi problemi sul risultato. Buonasera. In altre parole, libertà uguale a cambiamento? No, non sempre, almeno può anche darsi che qualcosa, qualche volta, non so. C.S. Lewis, l'autore che ha scritto le cronache di Narnia, eccetera, mio eroe, disse che è proprio quando notiamo la sporcizia nelle nostre vite che vediamo Dio più presente. Non quando siamo bravi, eccetera, eccetera, no? Scintillanti con l'aureola come Branham. No. È proprio quando notiamo la sporcizia nelle nostre vite che vediamo Dio più presente. Per farvi un piccolo esempio, che quando mi hanno abbandonato tutti i miei amici, tutti, non mia moglie, perché mia moglie è una santa, ma quando mi hanno abbandonato tutti i miei amici, il mio migliore amico mi ha abbandonato, mi ha lasciato in mano ai cani. Quando è successo così, io, alcuni di voi lo sapete, cascato in depressione, sono andato a finire al momento in cui avevo deciso di farla finita, di uccidermi. Sono andato a finire in una chiesa, ho sentito il messaggio dell'amore di Dio, sono tornato a casa e sul pavimento del bagno, con le mani, con la testa fra le mani, piangendo disperatamente, attaccato da ogni demone che esisteva, che mi diceva che stavo perdendo tempo, che non c'è niente da fare, che devo soltanto uccidermi perché non c'è speranza, ho trovato Dio. E questo è quello che
Voglio dire, troveremo sempre Dio sul pavimento del bagno quando abbiamo disperatamente bisogno di Lui, piuttosto che nel fertile terreno del roseto quando riusciamo a farcela da soli. Dio risiede nei bassi fondi dei nostri fallimenti, piuttosto che nella scintillante metropoli dei nostri punti di forza. Paolo dice: quando io sono debole, allora sono forte. E noi, la Chiesa lo ribalta. No, devi essere forte, devi resistere alla tentazione, devi essere forte, devi combattere il gigante. Ma tu non sei Davide e non fai parte della Bibbia. Queste sono tutte cose che i predicatori dicono così, campate in aria come politici, tutte cose che non hanno un fondamento di praticità, che non hanno un fondamento di realtà, di vita, non hanno nessun fondamento di vita. Dio risiede nei bassi fondi dei nostri fallimenti, non nel giardino dorato dei nostri punti di forza. E meno male, perché io è lì che ne ho bisogno. Voi no, perché voi non avete problemi. Ma quando io invece che sbaglio ripetutamente ogni giorno, pecco ogni giorno, ho bisogno di Dio nei miei momenti di debolezza, nei miei momenti di fallimento. Voglio ripetere ciò che ho scritto sul post a riguardo, così che andiamo avanti, perché sennò sono già 35 minuti. Ok. Ciò che ho scritto sul post a riguardo di questo insegnamento, questo, la vera libertà. Cosa significa veramente questa parola libertà? Sono libero di vivere come voglio o devo sottomettermi lo stesso a qualche regola per poter essere veramente libero? Quando la Bibbia afferma che il Figlio ci ha liberati perché fossimo liberi, cosa vuol dire? Vorrebbe forse dire che sono libero di disubbidire Dio e Lui mi ama lo stesso? Di sviarmi e Lui non batte ciglio? Di peccare e Lui non mi condanna? La mia risposta, semplice e corta, è sì, vuol dire proprio quello. E sento già il fischio delle pietre partire dalla Sicilia, da Napoli, per arrivare fino qui. Ma come ti permetti, Marchiò? Tu dai la licenza di peccare, Gesù ci ha fatti liberi di non peccare, non di peccare. Amore mio, se fosse solo così, allora vorrebbe dire che non siamo liberi. Tan, 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 tan. Qualsiasi cosa che limita la mia capacità di vivere, di scegliere, di decidere, in qualsiasi modo, è legge. O sono libero, e allora lo sono completamente, o non lo sono. Se io sono libero di non peccare, ma non sono libero di peccare, non sono libero. La dimensione verticale tra me e Dio non potrà mai essere cambiata. Il Vangelo è la buona notizia che dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Galati 5:1. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Giovanni 8:36. Non si scappa. Quella dimensione, la dimensione verticale tra me e Dio, è fatta, non potrà mai essere cambiata. Ma quella orizzontale della croce, ma la trave orizzontale, la trave di mezzo tra me e il mondo, è quella sì che è un problema, perché mi implora, quella trave mi implora di comportarmi bene per non dover soffrire delle conseguenze delle mie scelte sbagliate. Questa non cambierà mai, ma questa sarà meglio che cambio, perché ho bisogno, non sono libero di fare quello che voglio, perché ci sono delle conseguenze. Qui, in parole povere, se pecco, questa non cambia, la dimensione verticale tra me e Dio non cambia. Perché? Perché mi ha fatto libero. Libero di fare che cosa? Quello che voglio. Una volta che sono suo figlio, figlio sono e figlio resto. Voglio farlo? No, non voglio farlo. Ma se lo volessi fare, lo posso fare. Perché sono libero di farlo. E quella è la chiave dell'amore. Quella è il cuore, la spina dorsale dell'amore.
se non sono libero di fare quello che voglio, non sono libero. Ma quella orizzontale è diversa. 1 Pietro 2,16 dice: comportatevi come uomini liberi, non facendo uso della libertà come di un pretesto per coprire la malvagità, ma come servi di Dio. Potreste farlo, perché non cambierebbe niente con la vostra relazione con Dio, ma non fatelo. Galati 5,13: voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Potreste farlo, ma non fatelo. Perché? Perché le conseguenze di fare quello che vuoi e di tradire tua moglie è che perdi il tuo matrimonio, perdi la tua famiglia, distruggi la tua famiglia, fai del male ai tuoi figli, fai del male alle tue mogli, fai del male a quelli che ti sono vicini. Le conseguenze di passare le serate a guardare la pornografia sono che perdi la tua mascolinità, sono che perdi alla fine perderai anche il tuo matrimonio, perderai anche tua moglie, perderai i tuoi figli. Le conseguenze sono sempre quelle. Sei libero, se vuoi, di andare a rapinare una banca, non cambia niente con la tua relazione con Dio. Sei in galera, condannato a morte perché hai ucciso qualcuno, non cambia niente con la tua relazione con Dio, perché lui ti ha reso libero di farlo, ma ti implora: non lo fare, figlio mio, non lo fare. Sei stato chiamato a libertà, soltanto non usare questa libertà per dare un'occasione alla carne. Lo puoi fare, ma non farlo. Questa è la chiave, è la semplicità del Vangelo. La mia relazione con Dio è intoccabile, ma le conseguenze delle mie decisioni, della mia libertà di fare quello che voglio, quelle ci sono. Come se ci sono? Sono liberissimo in questo momento di aprire il cassetto, non ce l'ho, ma di aprire il cassetto, meno male, prendere una siringa e bucarmi. Sono liberissimo. Dio non viene una saetta dal cielo e mi fulmina. No, ormai Dio mi ha salvato, il suo DNA nel mio spirito, il mio spirito è perfetto, sono in Cristo, nessuno mi può toccare. Sono libero di fare quello che voglio. Ma vi rendete conto di quello che mi succederebbe? Prima di tutto perderei la mia salute, poi se lo faccio davanti a voi perderei la mia testimonianza in Italia e nel mondo, perderei la mia famiglia, perderei... Vi rendete conto? Ma niente può toccare la mia libertà con Cristo, perché Cristo mi ha reso libero. Tante persone mi chiedono consigli su come comportarsi nella vita. Ho parlato con una persona oggi, mi ha detto: Marchio, questo mi succede, eccetera eccetera, cosa devo fare? E questa è l'ansia di ogni essere umano: come mi devo comportare nella vita, la risposta al karma della vita. Perché? Perché tutto nella vita è basato sul karma. Se studi hai una pagella buona, se non studi ti boccio. Se impari a guidare ti do la macchina, se non impari a guidare fai l'incidente. Se sei bello, giovane, forte, eccetera, e c'hai le ultime scarpe, gli ultimi jeans di moda, eccetera, trovi la ragazza. Se no, no. Tutto è, a ogni azione corrisponde una reazione. Tutto è basato sul karma. Tutto, in tutto e per tutto. Per questo che noi cresciamo con questa idea di questo Dio karmatico, scarmatico, che se ti comporti bene ti tratta bene, se ti comporti male ti tratta male. Questa è la bramosia di ogni essere umano di dover intervenire in qualche modo nella nostra storia. Dimmi cosa devo fare, dimmi cosa devo fare, dimmi, la gente mi chiede: Marchio, cosa devo fare? E io non rispondo mai con devi fare questo, mai. Ma rispondo piuttosto con questo è quanto Gesù ha fatto per te. Ancora, e ancora, e ancora, e ancora, perché quello è il Vangelo. Tu devi fare questo, non è il Vangelo. Ma Gesù ha fatto questo per te, quello è il Vangelo. La vera libertà non si manifesta quando le cose cambiano.
perché potrebbero anche non cambiare. Tuo marito potrebbe rimanere l'idiota che è, tua moglie potrebbe rimanere la persona fredda che magari è, i tuoi figli potrebbero rimanere drogati o potrebbero rimanere, tu potresti non trovare lavoro, la banca potrebbe riprendersi la casa, cioè le cose potrebbero anche non cambiare. Quindi è inutile che, perché se tu fai questo, allora tu, c'è stata l'ondata della confessione, devi confessare la parola di Dio, trovi la scrittura e confessala, e vincerai. Ragazzi, c'è un esercito di predicatori nell'internet che vincerai, oggi è il giorno migliore per te, ho sentito Dio che ha detto che non ci sono problemi, tutti i tuoi problemi finanziari, che poi stanno parlando all'internet, vi rendete conto? Non è che stanno parlando a una persona, stanno parlando a 300 miliardi di persone, e Dio ha detto che questo è l'inizio del nuovo anno, il recupero, il finanziamento, ma facciamo un piacere, no, tutti quanti hanno l'idea di questo, però noi sappiamo benissimo e strabenissimo che qualche volta il malato di cancro muore, anzi il più delle volte. È morta un paio di giorni fa una carissima amica mia che faceva parte della mia chiesa, pregato, strapregato da tutto il mondo, dall'America, morta. Perché? Perché questa è la vita, se questo fosse il paradiso non avremmo bisogno di andare in cielo. Purtroppo questo non è il paradiso, il posto dove non ci saranno lacrime non è qui, è là. Quindi la vera libertà non si manifesta quando le cose cambiano, cioè sono libero quando il matrimonio è felice, quando i figli sono alleluia, alleluia, shanda shanda, quando il lavoro eccetera, la macchina eccetera, no. La vera libertà si manifesta quando ci rendiamo conto che il nostro Dio non chiuderà mai le sue braccia e non ci lascerà mai, non ci abbandonerà mai. La vera libertà è quando mi rendo conto che qualunque cosa accada, qualunque sporcizia possa avere addosso, qualunque scelta sbagliata possa avere fatto, mio papà ha lasciato la luce accesa sul portico e la porta aperta. Questo è il Vangelo della Grazia. Quello è l'unica cosa che ti dà la sensazione della libertà, di essere libero, di non essere incatenato. La porta di casa, c'è la luce accesa e la porta aperta. Sempre, 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 sempre. Il religionismo dice, l'ho fatta grossa, mamma mia, mio padre me la farà pagare cara, sarà meglio che sparisco. La grazia dice, l'ho fatta grossa, è meglio che corra da mio padre a chiedergli di aiutarmi. Statemi a sentire, tutti i peccati che non riusciamo a dimenticare, Dio non se li ricorda più. Sì, va bene Marchio, ma allora come faccio a cambiare? Galati 5:22, ma Gesù con Don Luca, Galati 5:22, ma il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non c'è la legge. No. Galati 5:22 parla dei frutti dello spirito. Ora ditemi, come cresce un frutto? Siete mai andati in un vigneto, no? Passate in mezzo ai filari e ogni tanto sentite, devo fare l'uva, e vengono fuori i grappoli, no? No, non fare un'altra cosa. Ma no, il frutto non esce tramite lo sforzo della pianta, il frutto cresce dall'interno, dalle radici, dall'interno naturalmente finché esce fuori. Tutto quello che c'è da fare è irrigare bene l'albero.
Efesini 5, 25, 26, Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Salmo 1, 3, l'uomo che ascolta la voce del Signore sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai e tutte le sue opere prospereranno. Solo quando ti sarai messo sotto la cascata continua della sua parola, la buona novella del Vangelo della Grazia, incomincerai a produrre frutti. È l'acqua della mia certezza del suo perdono, dell'assoluta convinzione della mia salvezza intoccabile e della mia vita eterna. È la sorgente del tutto compiuto, è l'irrigazione del ora non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù che mi fa produrre risultati. Questo è il Vangelo della Grazia che irriga le mie radici e che produce crescita e frutto nella mia vita. Posso solo dirti, provaci. Mettiti sotto la cascata del suo amore e della sua grazia. Giorno dopo giorno dopo giorno. Ascolta, leggi, guarda. Solo messaggi che magnificano ciò che ha fatto Cristo e non ciò che dovresti fare tu. Messaggi che annunciano il Vangelo della grazia. Dichiarazioni della realtà del suo amore per te e non del bisogno del tuo amore per lui. E vedrai che conoscerai la verità e la verità ti farà libero. E magari, non domani o il mese prossimo, forse neanche tra un anno, ma prima o poi vedrai che la tenebra comincerà a affievolirsi, a dissiparsi e la battaglia a indebolirsi e i frutti e il cambiamento nella tua vita incominceranno a manifestarsi. E amico mio, stasera è un momento buonissimo per incominciare. Buon bagno!